Sì, grazie Presidente, ma devo dire che la soddisfazione di questo atto che oggi va in aula, ma che è il primo momento di un percorso che è iniziato, io per questo voglio ringraziare lei Presidente e l'Ufficio di Presidenza, oltre che tutti i colleghi della Conferenza dei Capigruppo, perché ricordo che questo impegno è iniziato proprio quando l'Ufficio di Presidenza ha indicato alla Conferenza dei Capigruppo una serie di obiettivi di mandato. Tra questi obiettivi di mandato c'era anche attuare un tema che si discuteva da tempo, e cioè quello della valutazione delle politiche pubbliche, adeguando la Regione Marche alle regioni più avanzate del nostro Paese. Noi già partecipiamo a Capire, ho ascoltato che questo verbo è nelle due relazioni di maggioranza e di minoranza ritornato, non è un caso perché è proprio il nome del comitato che a livello nazionale si occupa di valutazione di politiche pubbliche, di cui l'Assemblea Legislativa delle Marche fa parte. Quindi ecco, oggi iniziamo un percorso che ci porterà ad adeguarci alle regioni più avanzate da questo punto di vista. Ricordo anche che noi anticipiamo uno degli obiettivi del nuovo Senato della Repubblica. Nella riforma costituzionale è previsto che il Senato delle regioni avrà proprio questa funzione, quella di valutare le politiche pubbliche. Evidentemente c'è questa competenza che è avvertita oggi nel dibattito italiano, politico e anche a livello culturale. Riprendo brevemente alcune delle questioni indicate dal Presidente Giacinti, e cioè i due aspetti più importanti che vengono introdotti con questa modifica statutaria, quelli riguardanti da un lato l'attuazione delle leggi e dall'altro la valutazione di impatto delle politiche pubbliche. La prima attiene evidentemente alla verifica che le norme introdotte dalle leggi regionali abbiano una piena e una concreta attuazione. La seconda, che è uno strumento meno formale e molto più potente, è quello di valutare l'efficacia delle politiche pubbliche. Quante volte, non solo nella nostra regione, ma anche nel nostro paese, l'introduzione di una nuova politica pubblica, anche con le migliori intenzioni, non si capisce poi quale sia stata la sua reale efficacia, sia stato il suo reale impatto, e quindi la necessità eventualmente di ricalibrare la politica medesima, ricalibrare il target degli interventi di policy, anche dal punto di vista finanziario. Faccio un esempio su tutti. Penso alla necessità che avremo nel nostro Paese di rimodulare ad esempio le politiche sul lavoro, pensando a degli obiettivi, quelli di aumentare l'occupazione, di ridurre e di contrastare la disoccupazione o di contrastare la povertà. Ecco, per farlo evidentemente nei prossimi anni metteremo in campo delle politiche che avranno anche ovviamente un finanziamento. Con questa norma noi riusciremo a capire se l'efficacia di questi strumenti è andata nella direzione che il legislatore auspicava, ed eventualmente di ricalibrarla, di ricalibrare anche gli aspetti finanziari e il disegno anche all'interno dei capitoli di spesa. È una cosa molto avanzata che nelle legislazioni più avanzate a livello europeo e non solo esiste, quindi credo che sia davvero un passo importante. Concludo ricordando anche un po' l'iter che ci siamo dati e il perché arriviamo oggi in aula. Noi stiamo insieme agli altri capogruppo rimettendo mano
agli aspetti del regolamento interno. Ci siamo dati un calendario stringente, ringrazio tutti i colleghi per il lavoro fattivo che si sta producendo. L'obiettivo è di arrivare al nuovo regolamento del Consiglio regionale entro l'anno. Questo potrà consentire dal 1 gennaio del 2017 di far sì che questo strumento, che oggi mette il suo primo mattone, possa essere efficace. Ci possa essere, cioè, dal 1 gennaio del 2017 una piena valutazione delle politiche pubbliche marchigiane. Uno strumento importante, come ricordavo, che ci darà possibilità di conoscere meglio per poter meglio deliberare. Io non amo fare molte citazioni, ma c'è un vecchio adagio di un grande statista che è Einaudi, che scrisse un bellissimo saggio: conoscere per deliberare. Oggi noi, per fare delle leggi, abbiamo necessità di conoscere. Senza gli strumenti adeguati di conoscenza e anche di valutazione di quello che stiamo facendo, probabilmente si delibera peggio. Noi invece abbiamo bisogno, soprattutto in questa fase storica in cui le risorse sono scarse, di poter avere tutti gli strumenti informativi per poter fare al meglio il nostro lavoro. Questo atto è un passo molto importante.